Allora, eccoci qua. No, Scusa, ci stavamo facendo salotto. tranquilla, tranquilla, non eravate udibili, tranquilli. Eccoci qua, bentornati su Radio Web in volo. Ed eccoci qua in una nuova puntata di corto ma intenso e avete già sentito così sottofondo i nostri ospiti, ovvero Andrea Vulcano e Valentina Galdi. Benvenuti, bentornata Valentina, benvenuta Andrea. Ciao Paolo, ciao a tutti. Ciao Paolo. Eccoci qua. Allora, dunque, siamo qua appunto per parlare appunto di questo corto di Andrea Vulcano. Vedete qui sotto appunto la locandina del corto Destini Incrociati. E appunto che ha realizzato Andrea Vulcano. E intanto, vabbè, vuoi raccontarci un po' come nasci artisticamente, Andrea? Il percorso artistico. Sì. Allora, diciamo, io cioè, nasco prima del superiore, volevo fare completamente un'altra strada, volevo fare il batterista. Dopodiché, però, ho iniziato un corso di cinema presso l'ITS Roberto Rossellini, che insomma è un corso biennale praticamente di durata 2 anni. Da lì, insomma, ho iniziato a prendere dimestichezza con il montaggio, la sceneggiatura, la regia. E dopo la fine del percorso ho iniziato a girare i primi cortometraggi. Soprattutto è stato fondamentale la conoscenza di Francesco Apolloni e le sue masterclass, dove insomma ho trovato gente insomma, che voleva e che vuole fare l'attore, l'attrice, e quindi insomma abbiamo iniziato a collaborare girando i primi lavori. E prima ho fatto più che altro una formazione più che altro tecnica, dopo il percorso mi sono voluto specializzare in regia ed è insomma. Destini Incrociati è il primo lavoro tutto da solo e poi insomma ne ho girati anche altri due che sono in fase di post-produzione e insomma vanno terminati. Bene, e dici qualcosa di più proprio su questo Destini Incrociati, questa tua opera prima, quindi mi stai dicendo? Sì, allora Destini Incrociati è un'idea che nasce dopo un'esperienza su un set cinematografico. Dove praticamente io ho praticamente fatto l'assistente alla regia di questo film, Il Giudizio, e da lì praticamente ho conosciuto una ragazza che praticamente avevo visto su YouTube durante il lockdown e per una semplice coincidenza me la sono ritrovata sul set. E anche lei, insomma, studia regia, è una ragazza, insomma, di Milano. E dopo però con questa ragazza mi sono cioè, ci siamo persi di vista comunque, e dopo il set è diventato una sorta di ispirazione. E appunto, dopo un anno e mezzo di scrittura, alla fine sono riuscito ad arrivare ad una quadra e poi insomma ho trovato gli attori per girarlo. E appunto il titolo Destini Incrociati deriva proprio da questo incontro per una semplice coincidenza, dal nulla praticamente. E quindi insomma è nata questa idea, insomma. Gli attori sono Antonio Di Costa, Ludovica Moglia, Asia Zanzuri, Emanuele Grazioli e Valerio Ricci. Ed è una storia dove praticamente c'è questo ragazzo Francesco che si immagina nella sua testa una serie di situazioni in realtà molto incoerenti, che sono molto distorte tra di loro, insomma, che si vanno poi chiaramente ad incrociare tutto insomma, tutto all'interno della sua testa. E diciamo che il corto ai registi in cui mi sono ispirato, uno più particolarmente Nolan, attraverso il film di Inception, che insomma si fa giocare tutto sui sogni, insomma sulle realtà incoerenti e paralleli. E c'è in un certo senso anche un po' surreale, anche insomma la linea surreale è qualcosa che vorrei sperimentare successivamente, magari in maniera molto più approfondita, in prossimi lavori. Bene, Valentino, volevo commentare qualcosa su Destini Incrociati. Quali sono state le tue impressioni? Allora, io veramente volevo fare alcune domande un attimino più sul tecnico, insomma, se possiamo definirci colleghi in un certo senso. Allora, io in primis volevo dirti che si vede benissimo l'impronta, insomma, l'ispirazione a Nolan, perché è veramente molto, molto controverso il cortometraggio a livello, insomma, proprio di linea temporale. Ecco, definiamolo così.
volevo chiedere quanto tempo ci avete messo per girarlo, proprio a livello di giornate di set, e quanto tempo ci hai messo per scrivere una sceneggiatura simile che ti soddisfasse dal punto di vista proprio di linea temporale, se l'avete fatta a due mani, a quattro mani, insomma, quante persone eravate. E poi una cosina un pochino più tecnica proprio dal punto di vista registico. Magari rispondimi un attimo a questo e poi ti chiedo Ok, l'altro. allora sì, diciamo che il corto l'ho scritto praticamente da solo e ci è voluto più di un anno e mezzo. Più che Immaginavo. altro è stata tosta trovare il giusto incastro e quello insomma che volessi avere. E poi per quanto riguarda il lato tecnico ci sono stati 6 giorni di riprese. Chiaramente perché più che altro bisognava incastrare il tutto con la disponibilità degli attori, con la disponibilità poi del reparto tecnico. E insomma, non è stato comunque semplice, però poi cioè comunque sul set si è respirata una buona aria e io mi sono trovato molto bene con Vincenzo che ha fatto un ottimo lavoro, tanto che ha ricevuto anche una nomination nel festival nel New Jersey Film Festival e praticamente c'è stata una grande sinergia anche con gli attori e insomma ora andrà anche su Amazon il corto, quindi insomma sono stati raggiunti finora ottimi risultati e vediamo insomma mo ancora in fase di distribuzione per un anno e vediamo insomma quello che succede, insomma gli altri festival insomma dove andrà e altri dove non andrà, però finora insomma si è raggiunto un ottimo risultato. Hai comunque, diciamo, in un certo senso, è la tua opera prima, hai detto prima, no? Ma quanto pensi sia stato importante stare sopra un set per avere questa voglia, questo impulso di fare un cortometraggio comunque complesso? Perché normalmente le opere prime comunque richiedono più tempo del solito perché appunto sono opere prime, però questo qua è proprio complesso come realizzazione proprio, quindi è l'ispirazione che hai avuto sul set, l'incontro fortuito, cioè cos'è che ti ha spinto a dire la mia prima opera deve essere un casino, passami il termine, alla Nolan? Bah, l'incontro con quella ragazza è stato quello che io ho voluto mettere, cioè il caos totale. E poi chiaramente è un'opera molto di nicchia, perché a me poi piace il rischio. Cioè, non voglio fare le cose lineari, troppo easy. E anche questo è il corto che sento più mio rispetto agli altri due che insomma ho girato, che ho collaborato con altre persone, però insomma comunque sono venuti fuori dei bei lavori, però qua c'è proprio il caos surreale, cioè quello che io voglio essere riconosciuto in quel tipo di maniera. E so che comunque non è un genere che tutti apprezzano. Tutti E non capiscono, tutti capiscono. ti correggo su questo perché normalmente ciò che non si apprezza è perché non si comprende fondamentalmente. Allora, invece dal punto di vista proprio tecnico, registico, tu hai studiato regia? Sì. Ho Sì. visto che ci sono delle inquadrature un attimo particolari, no? Ti sei basato molto sui primi piani, primissimi piani, però c'è un punto dove poi decidi di verso la fine di usare un piano sequenza. Come Sì. Il mai? motivo? Sì. Allora, perché allora, registicamente a me i piani sequenza piacciono molto, in particolare proprio quelli di Muccino. Muccino utilizza molti piani sequenza e in quella scena, cioè dove praticamente si rincontrano tutti e quattro, tranne lo psicologo, diciamo che il piano sequenza va proprio a mettere in tutt'uno tutti e quattro loro praticamente. E poi insomma. No, te lo chiedo perché, sai, in 11 minuti, dove praticamente è la durata del corto fondamentalmente, sì, 11 minuti, 11 minuti e qualcosa, comunque hai messo insieme due tipologie di inquadratura che ci stanno bene. Per questo volevo chiederti come mai Certo. poi hai deciso alla fine di fare questo cambio. Quindi ti dico la verità, il piano sequenza è sempre un po' un rischio, però ti è riuscito veramente bene, quindi
Sì, Per no, quanto, sto. possano contare, veramente ti faccio i miei complimenti soprattutto Grazie. per la parte finale. No, io ti ringrazio. Vabbè, diciamo che c'è voluto tanto per farlo. Abbiamo fatto tanti take, Certo, per 10 forza. take. È stato più che altro coordinarci con gli attori, i movimenti. È stata tosta, però cioè, è venuto bene. Cioè, come primo lavoro, io sono molto, molto soddisfatto. Ma assolutamente. E mo anche degli altri due, però insomma, mo cioè, questo è quello che sento il mio 100%. Però comunque, Girato tutto a Roma? tutto a Roma, sì. Tra Roma e a Monterotondo. Perché io sto a Monterotondo, vabbè, vicino, un paese vicino Roma, a pochi chilometri. E l'idea invece proprio del sogno di questo tradimento. Io parlo un pochino ermetico perché giustamente non ho visto il corto, però immagino che stando in giro per i festival sia comunque un attimo una cosa non rilasciata al pubblico, immagino, no? Normalmente si fa così. E, quindi non voglio spoilerare troppo, quindi sto parlando un attimino in maniera ermetica. Proprio l'idea del mostrare questo sogno, questo tradimento in sogno praticamente. Perché proprio il tradimento? Cioè, nel senso, hai voluto comunicare qualcosa in questo modo oppure ti sembrava semplicemente coerente con la linea che volevi dare al corto? Cioè, l'hai pensato perché ci stava bene o perché c'è un significato sotto magari dello sceneggiatore regista? Allora, diciamo che era funzionale al corto, più che altro l'ho pensato in funzione di questo, è una cosa molto romanzata, però comunque cioè, il tradimento c'è cioè, un sentimento che ho vissuto, e cioè, in amicizia più che altro. Però insomma qua a livello di narrazione è più che altro dovuta al cortometraggio. Perché quattro coppie che si scannano, cioè tu, due coppie che si Due scannano tra di loro praticamente. E, però insomma, funzionava e poi insomma, era, penso insomma, sia stato coerente con quello insomma che è venuto fuori. E infatti insomma, sono comunque soddisfatto del risultato. Però più che altro legata alla storia. Anche La se. parte. Come? Vai, 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 scusami, vai, vai, continua. No, questo no, ho finito, dimmi. Dicevo poi invece la parte dello psicologo è la parte sempre in funzione della narrazione un pochino più surreale, Sì, se ho sì, sì. capito Sì, bene, insomma, il diciamo che ritmo. lui là racconta tutti quelli che sono i problemi, poi avviene tutto nella sua testa da una parte all'altra. Cioè, quello è la linea e la logica. L'unica mia perplessità adesso che magari mi puoi togliere questo dubbio. Come mai questa scelta di non fare una diversificazione proprio netta a livello di color correction, color grading tra magari il sogno e poi il ritorno alla realtà? Perché insomma, se non segui magari la linea temporale e vedi soltanto l'immagine, non lo so, non hai pensato di mettere qualcosa un attimino di più netto, cioè sai come fanno normalmente o la patina, passami il Sì, termine. ho capito. Allora, la scelta della color è principalmente cioè, dovuta al reale, cioè nel senso io ho voluto cercare di prendere il posto dove abbiamo girato e riprodurre l'immagine perfettamente in quella maniera, quindi è più che altro una scelta stilistica, perché se poi veniva, cioè se avrei messo ad esempio nella foresta tutto blu, non mi piace, cioè ho anche provato a farlo. Però come risultato non mi è piaciuto tanto, quindi ho detto procediamo più una scelta verso il reale. Poi vabbè, ognuno ha la sua visione e chiaramente si differenzia in base a ciò insomma, che vuoi proporre praticamente. No, la mia era una curiosità, perché comunque, insomma, Certo. come l'hai gestito, si capisce la parte nella testa di Francesco, come poi il ritorno alla realtà. Era semplicemente una curiosità, perché molto spesso si utilizza forse anche per facilitare il compito allo spettatore la diversificazione della color. Non è un obbligo assolutamente, quindi ognuno fa la propria scelta stilistica come l'hai definita tu, per cui era Certo. semplicemente una curiosità. Poi immagino anche te comunque da regista c'hai delle cose tue, cioè come le vuoi, quindi
Certo, sì, ma infatti per questo dico, lo sto guardando dal punto di vista di spettatore, però allo stesso tempo lo apprezzo dal punto di vista registico, perché come ti ho detto, comunque hai fatto questo cambio di stile proprio registico tra, cioè passare da un primissimo piano comunque della parte del sogno, dove effettivamente tu fai vedere proprio le sensazioni, le emozioni dei protagonisti di quella scena attraverso questi primissimi piani, ad un piano sequenza molto più leggero, che alla fine ritorna alla realtà. Io a livello proprio registico ti dico che l'ho apprezzato tantissimo. Questa era una mia curiosità dal punto di vista di spettatore, che magari chi non è pronto a seguire con attenzione un caos di questo tipo magari poteva essere aiutato in questo modo qua. Però, ti ripeto, è sempre una scelta personale. Anch'io ho fatto delle scelte in alcuni cortometraggi che non sono state capite, apprezzate come sono state capite, apprezzate. Quindi No, l'arte è soggettiva, certo. quindi No, ma va benissimo. poi il fatto, soprattutto le opere, cioè, vai, prende ad esempio Lynch. Lynch è un regista molto di nicchia, cioè, e il pubblico poi di oggi, cioè, è un pubblico abituato a vedere film mainstream come i Marvel, ma i Marvel sono, non so voi cosa pensate, ma io, beh, son della linea che siano dei mappazzoni, ma... Io non li vedo, per cui con me Ecco, sfondi la bravo, porta questo è bianca, proprio lui. Cioè, sfondi la se... porta aperta con me, quindi tranquillo. No, ma se, ad esempio, se io l'ultimo film che ho visto lo sono andato a vedere tanto per curiosità, perché insomma, ero comunque fan del vecchio Spider-Man di Sam Raimi, cioè quello vero, cioè quello dove c'è comunque una regia fatta bene. Ho visto quello là con Tom Holland, No Way Home, è una roba imbarazzante, cioè. Invece viene tanto apprezzato dal pubblico, proprio perché il Ma pubblico di sì. oggi viene è comunque un altro tipo di visione, un altro tipo di scuola. Ovviamente, per chi cerca di fare un tipo di film che comunque, mi permetto di dire, implica che lo spettatore faccia una riflessione, è comunque visto un po' male, perché al giorno d'oggi, insomma, preferiscono quelle cose più Sì, cioè scricciotto, più leggere, ecco, definiamole leggere per non dire altri termini. sì, ma tipo anche, cioè, sul cinema sovietico di Eisenstein, cioè quel cinema è tutto riflessivo, cioè, e cioè, la corazzata Potemkin, mi sembra, è un film, quello molto, soprattutto sul montaggio, molto particolare. Però, come dicevi, quello è un film che induce alla riflessione praticamente. E non è sempre apprezzato, perché, come ti dicevo prima, chi non capisce, poi facilmente non apprezza. Certo. Per cui, beh, io sinceramente penso che il tuo corto abbia comunque delle forti potenzialità, proprio per come hai gestito il montaggio, perché alla fine l'hai fatto tu. La sceneggiatura comunque, nonostante sia molto intricata, comunque c'ha una linea, questo non lo può negare nessuno. E poi ti ripeto, mi sono piaciute molto le scelte registiche che hai fatto. Poi gli attori comunque mi sono sembrati abbastanza all'interno dei personaggi. Poi sono comunque ancora studenti, lavorano, sono ancora studenti, Sì, per cui. ancora aspiranti, diciamo, quindi anche per loro comunque questo è un biglietto da visita, quindi loro sono soddisfatti e poi si sono trovati bene sul set e tutto. Io ti ringrazio molto, insomma, per quello, insomma, che mi stai dicendo, apprezzo tanto, anche da collega, capito? Quindi... No, ma assolutamente, infatti loro sono molto soddisfatti. Il regista invece com'è soddisfatto? Sei soddisfatto tu del Il lavoro finale? cortometraggio? Sì. Sì. Cioè, sì. Di come Allora, sta andando, sì, però perfetto. so, cioè, voglio puntare sempre a di più, capito? Beh, Quindi, certo, normale. È cioè, vado con i piedi normale. per terra, non è, cioè, non... Normale, normale. Beh, io insomma ti ringrazio di aver risposto a queste mie curiosità. Non so se Paolo, io sono un poco più quella parte, sai, del format che chiede un pochino le cose più specifiche, perché Certo. proprio sono curiosità mie che penso che il confronto tra colleghi sia Fondamentale. importantissimo, sia fondamentale, così, sai, un'idea
può sempre venire durante queste discussioni e questi incontri, anche vedendo come operano gli altri, è sempre uno spunto, prima di tutto, di riflessione. Poi ben venga sempre se arrivano collaborazioni. Prima, tra le altre cose, hai menzionato Vincenzo, che è stato Sì. direttore della fotografia di due dei miei corti, forse quelli più premiati, Memorie sbiadite all'Ingabbia, per cui Ah sì, me sono ne ha due parlato, corti. sì. Non Sono l'ho due visto però, corti. Sì, cioè, ma... anche a me piace fare dei giri a livello temporale che sono una cosa micidiale, per cui Quali sono cioè, le tue ispirazioni, cioè come registi più che altro, che prendi come punto di riferimento? allora, ti dico proprio la verità. A differenza tua, io non ho fatto una formazione di questo genere qua. Sono laureata in economia, quindi ho Ah, iniziato ok. proprio per pura passione. Ho iniziato a fare dei corsi di scrittura creativa, quindi ho cominciato come sceneggiatrice. Poi ho diretto i miei corti, quindi quello che ho scritto l'ho diretto anche per una questione di comodità e anche perché non c'era un regista. Però ad oggi ti posso dire, proprio perché mi piace la semplicità magari dell'inquadratura, però la complessità nel dialogo e nella sceneggiatura, dal punto di vista di tematica mi piace molto Ken Loach, quindi Ok. qualcosa a livello di sociale mi piace veramente tanto, e a livello proprio invece di, se vogliamo restare in ambito nazionale, molto semplice, un Paolo Genovese che comunque all'interno di una singola location con degli attori belli massicci ti crea delle dinamiche molto forti, vedi proprio il più conosciuto magari, proprio per fare una cosa, un cliché, Perfetti Sconosciuti, all'interno di una stanza ti ha costruito praticamente un film di 2 ore. E quindi è veramente, secondo me, per come la vedo io, per come sono nata io come sceneggiatrice, praticamente per me scrivere una sceneggiatura e farla girare tutto intorno allo stesso luogo è il massimo. Quindi Certo, no, no, ma poi, cioè, riduce un sacco di costi, cioè, comunque, cioè, pensi comunque alle location, io non lo so come hanno, però penso l'hanno fatto in proprio, cioè, in un'unica location il film. penso sì, penso sia un appartamento, per cui, cioè, poi ovviamente ci sono quelle piccole scene in altri appartamenti, però il grosso è fatto da una parte, per me, oppure anche The Place, che è fatto Ah, praticamente The vicino a un Place, tavolino. Cioè, signori, quello sì. è il sogno di tutti, penso, i registi indipendenti, avere una riduzione dei costi che poi tu comunque sposti sulle attrezzature, sui professionisti, però c'è una riduzione dei costi dal punto di vista del luogo. Dici, Vabbè, ma ci può poi stare. Paolo Genovese comunque cioè, a me è un regista che piace molto. E ho visto anche Tutta colpa di Freud, mi sembra si chiami. Ah, assolutamente sì, ma anche l'ultimo che ha fatto, il mio ultimo primo giorno, il mio primo ultimo giorno, una Quello cosa del sconto non l'ho genere. visto. Quello è molto molto bello, molto pesante, mi piace, Vabbè, immagino. induce alla riflessione, quindi proprio è fatto veramente bene per me. No, 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 allora io avevo iniziato a vedere Supereroi, quello con Jasmine Trinca, mi sembra, e Borghi, che non ho Sì. finito da vedere, e questo mi manca proprio, però vabbè, è un regista che non conosco tantissimo, devo essere sincero, cioè lo conosco, ho visto bene i film, però Perfetti Sconosciuti ce l'ho in testa, cioè quello è ma È un anche innovativo, perché masterpiece. poi hanno fatto tantissimi remake, eh. L'hanno portato anche a teatro, quindi insomma proprio perché la location è una, per cui è molto molto funzionale. Io ti ringrazio nuovamente. Non so se Paolo vuole aggiungere qualche cosa, qualche curiosità sua, non lo so. Io taccio. Ma più che altro accennavi al fatto che sarà rilasciato su Prime Video? Sì. Sai anche una data? Non Entro fine giugno, inizio so. Ok, quindi magari ci riaggiorniamo così luglio. Certo. inserisco il link per Prime Video qui in descrizione, ecco, per chi ti sta seguendo, per chi vuole approfondire, ci ritroviamo prossimamente anche con link di destini incrociati proprio per vedere effettivamente questo tuo cortometraggio. Vuoi accennarci qualcosa dei tuoi prossimi lavori, visto che ci dicevi che ne hai altri due Sì. in cantiere? Allora, sì, allora diciamo due prossimi cortometraggi sono Una giostra infinita e poi Nelle mie mani. Che allora, Una giostra infinita ho co-sceneggiato con i due attori Egidio Di Flumeri e Alessia Di Leo.
E insomma dobbiamo finire le ultime cose, dobbiamo fare anche la copertina, insomma, e spero che nel più breve termine, insomma, sia pronto. E poi c'è Nelle mie mani, che è un corto di Simone Serrano, che ha scritto lui, e poi ho fatto solo la regia. E insomma, comunque è stata una bella esperienza, girato in Sicilia, allo Stadio del Catania e tutto. E poi c'è un prossimo lavoro, Il bene e il male, che insomma ho scritto la sceneggiatura. E ho due attrici molto brave, anche un attore del centro sperimentale. Chiaramente adesso non dirò i nomi perché insomma ancora dobbiamo strutturare bene il tutto, però quello è un lavoro che servirà tempo e sarà molto surreale tutto su questa linea, però è quello a cui adesso pe sto pensando di più perché ci sto lavorando da novembre, anche loro sono molto, cioè vogliono farlo e sarà secondo me un grandissimo corto. Cioè, io ci spero, però per le potenzialità di loro tre, che sono top, penso che si arriverà ad un ottimo risultato. Certo, allora noi chiaramente ti facciamo il nostro in bocca al lupo per quello che sarà il tuo proseguo della tua carriera artistica. Io intanto ringrazio quelli che ci hanno seguito in questa diretta sulla pagina Facebook di Radio Web in Volo, poi pubblicheremo questa puntata anche su YouTube e prossimamente quando sarà appunto rilasciato ufficialmente, pubblicamente, il corto, inseriremo il link in descrizione per poter il link di Prime Video per poter visionare appunto Destini incrociati. Quindi vi ringrazio, ringrazio Andrea Vulcano e Valentina Galli per Grazie a voi. questo vostro scambio appunto di impressioni, di opinioni. E quindi questo è quanto per questa puntata di corto ma intenso. E grazie anche a voi che ci avete seguito. Buon proseguimento su Radio Web in Volo. Grazie a Arrivederci. voi. Ciao. Grazie a voi. Arrivederci.